come scrittrice di viaggio, c'è il pericolo che io diventi un'arma di distruzione di massa, perché ovviamente quando scriverò renderò talmente attraente questo territorio che tanti verranno, però dobbiamo far venire le persone giuste. This is not my first time to the region. I was here 6 years ago when I was presenting a television series about people who were buying properties overseas from England. And we featured 9 countries and 25 shows in 3 months. And out of all the countries we visited and all the regions we visited, the most beautiful houses and the happiest people, the people who bought in the market. Questa non è la mia prima volta nelle Marche, ero qua 6 anni fa quando, per un programma TV sull'acquisto di proprietà, un programma che è durato 3 mesi e ha girato per 9 paesi e il paese, la regione, con le case più belle dove la gente era più felice era proprio le Marche. Not only that, I am a novelist. I'm a romantic novelist. I've written about 7 books, several of which have been translated into Italian. And they were inspired by my visit, not just to Italy, but specifically to the Marche. Ma sono anche scrittrice di romanzi e in questi romanzi ho parlato diciamo, anche di famiglie che sono venute qua e anche delle Marche. But I wasn't here, I wasn't invited here to talk about the romantic side of the Marche, which is, it's obvious, it's an exquisite region, it's beautiful. But for the family, for adventure, and I have been here for the past 3 days with my 12-year-old son, going on 16, who is very difficult to please. Sono venuta qui non tanto per parlare o per studiare le Marche romantiche, ma sono venuto qui per una vacanza attiva con mio figlio di 12 anni, quindi questi 3 giorni sono stati 3 giorni di attività sportive, di avventure. Usually, like most teenagers, he is on the Xbox, he is on the computer or DVDs, computer games. This week, nothing. We have been outdoors, we have been hang gliding. Although I was told by the people I went with that hang gliding is for men to do manly things amongst men, but this week they had a woman and her child. Diciamo tra le attività, di solito i ragazzi quando vanno in vacanza già hanno computer, Xbox, tutte quelle games, eccetera. Invece questi 3 giorni sempre all'aperto e sempre attività sportive. Tra queste il paragliding, non so come si dice Paradio. Non lo sappiamo, paragliding, comunque si vola. Parapendio. Ok, parapendio. E qui dicevano, ma questo è uno sport a uomini. E invece questa volta c'è stata una sportiva donna con suo figlio di 12 anni. You have wonderful hiking trails and mountain bike trails, and we even went horse riding this morning, which was a wonderful thing to do because so many of your little villages, not only are they beautifully preserved, but it gave a real feeling, a real sense of what it was like to live in medieval times, being on a horse, flip-flopping through the villages. E cioè, avete bellissime piste per camminare, e piste ciclabili, bellissimi percorsi e anche a cavallo. E cavalcare in mezzo a questi villaggi stupendi dà veramente un'idea di come poteva essere l'andare a cavallo nel Medioevo. So not only is the region wonderful for romantics and wonderful for families, although those two groups don't necessarily want to see each other or go together, but it also has two other very, very special qualities. The first is that it's very rich. You have such wonderful food and wonderful wine here, and it is one of the few places that I've been around the world where I have had lunch or supper. And they said, oh, the food, it's very local. And it's local within
a kilometer. Everything has been produced within a kilometer of where my place is, and that is very rare. Non solo è un posto stupendo sia per vacanze romantiche che per famiglie, benché siano due gruppi che non sempre vanno insieme, ma è una possibilità di vacanza ricca. Ad esempio si parlava dell'enogastronomia, del cibo, del vino, stupendo, ma non solo. Quando abbiamo avuto pranzi e cene, si diceva: ah, questo è prodotto localmente. E quando si dice localmente, veramente localmente, cioè nell'area, prodotti nell'area di un chilometro dal posto in cui sono andato. But most importantly, your region is something that is becoming increasingly rare in the world, and also in Italy as well. The region is authentic. In the UK, people think of Tuscany as a place to go. But in Tuscany, unfortunately now, the villages and the towns and the cities, wonderful though they are for show. They're not really real. And the feeling that I get when I come to the Marche, and I think the people who will come after me will get, is that in the Marche, you do things for real, not for show. Everything is for you. It's not for us, it's for you. And that is really what makes it very special and gives it soul. La Marche ha una qualità ormai rara nel mondo, che è l'autenticità. Se uno deve confrontare la Toscana con le Marche, la Toscana ovviamente tanto ammirata, però l'impressione sempre è che le cose siano belle per show, cioè per mostrare, mentre quando si viene alle Marche quello che c'è e si offre è reale e autentico, cioè quello che le persone ti danno è veramente quello che è. And lastly, I was told before I made this speech that there's an anagram in the Marche which is charming, and I agree, it is charming, this place is magical, but it is so much more than that. It is very romantic, very rich, very adventurous. If you can entertain children of all ages, especially the teenage age, which is very, very difficult, it is quite a special place. I just want to say thank you very, very much for hosting me. It's been an excellent opportunity, and I am sure you will be delighted with what I will write in the English newspapers that I write for and magazines. Thank you very much. Quest'ultima frase, diciamo, le Marche, si dice, è un anagramma di charm, e in effetti è una regione di incanto, è una affascinante e di magia, ma è anche una regione di attività, di avventura. Riuscire a intrattenere persone come adolescenti, eccetera, è molto difficile, è veramente una cosa rara, una regione ricca e piena di avventure. Molti ringraziamenti per essere stata qua in questa vostra bella regione.